Ragazzi partenopei contro Bad Company, conducono 4-2 i blu di Marotta e Company appunto. Quando poco prima del collegamento abbiamo assistito a un gran gol di Vitello dopo essersi scartato un difensore di punta, ha fatto un magnifico gol beffando il portiere avversario. Tanto sarà Ricky Marotta battere il fondo, lunghissima rimessa a cercare lo stesso Vitello che col tacco stoppa, segue il compagno che allunga per De Falco, si porta il pallone sul destro e becca l'esterno del palo, intanto è Trudi che allarga per Sorrentini, grandissimo il cucchiaio ma la palla finisce di un soffio larga, il portiere Marotta era stato beffato, intanto buono, ribatte a centrocampo. Sannino protegge l'uscita del pallone, il portiere allarga direttamente per il difensore capitano Sannino, si porta la palla sull'esterno sinistro, porta ancora palla, nessun compagno si muove, serve il compagno più largo a destra, si porta il pallone sotto gli scarpini, buono 1-2, cerca l'1-2 Navas, ma non lo serve Trudi, era stato buona la sovrapposizione del centrocampista degli arancioni, il numero 28, e lo stesso Trudi ad andare sul pallone per battere il laterale, ottimo il cross, entra Checco De Falco, porta il pallone, porta palla De Falco, allarga sulla destra, prova a servire il compagno Jacopo, ma viene anticipato dal capitano arancione. De Falco prova a servire al centro Vitello, ma non ci arriva, in nessun modo poteva arrivarci l'attaccante blaugrana. Ci dicono direttamente dal campo che ha siglato un grande gol Clemente Vignataro, non solito a queste conclusioni. Con il portiere arancione, aspetta un lunghissimo rilancio, servire Sorrentini, cerca la sponda per Navas ma non lo trova, pensa De Falco, era tutto solo ma non si avvede della distanza dell'avversario. Navas sul pallone, sale D'Angillo sull'out di sinistra, viene servito da Navas, infatti prova a saltare un difensore che si allunga e porta la palla in fallo laterale. Seguiamo quest'ultima azione, D'Angillo sul pallone, una per il capitano Sannino, si porta la palla sul sinistro, traversa, Ricky Marotta ha battuto e la palla finisce sul fondo. Interrompiamo qui il collegamento, 4-2 per i blaugrana.